una strada verso la qualificazione che è stata davvero ricca di ostacoli. Basterà un pareggio qui al Settenario. L'arbitro, lo svizzero Massimo Busacca, nell'occhio del ciclone recentemente in Europa per un paio di motivi, uno dei quali riguarda un dito medio mostrato al pubblico che lo insultava nel corso di una partita. Peraltro Busacca è stato attaccato alla vigilia dalla stampa uruguaiana perché pare che abbia ricevuto dei regali prodotti di una famosa marca di abbigliamento sportivo che gli sono stati offerti proprio da un dirigente arbitrale uruguaiano. Ciò potrebbe ha provocato qualche polemica perché secondo la stampa locale violerebbe una precisa norma FIFA che impedisce agli arbitri di ricevere premi di questo tipo. Andrea Scotti gioca questo pallone per la formazione di Tavares, viene fermato dall'intervento di Bolanos, prova a riproporsi sulla corsia mancina la Costa Rica, 1-2 fra Bolanos e Miller, subito un intervento falloso, il fisco di Busacca che concede un calcio di punizione all'Uruguay. È stata quella giocata in Costa Rica una gara molto nervosa, molto spezzettata, soprattutto nella fase iniziale. Attenzione, Alvaro Pereira che ha spazio sul vertice dell'area, parte sul sinistro, deviazione in calcio.